Eccoci, allora, con Nicola Pistoia e Paolo Triestino parliamo di trote, parliamo di come nasce questo nuovo lavoro teatrale. Lo facciamo raccontare direttamente a loro. Chi inizia? Dai, no. Vado io? A te te vi da ridere. Allora, nasce dal desiderio con Edoardo Erba, l'autore appunto di Muratori, di fare un altro spettacolo insieme. Edoardo, a differenza di Gianni Clementi, che è un altro, l'autore di Ben-Hur, di Grisù Giuseppe e Maria, che è una specie di Lope de Vega italiano, di Carlo Goldoni, lui gli dice: senti, a Gianni mi servirebbe per domani una commedia a 7 personaggi. Lui dice: aspetta un attimo, per pranzo forse chiamami per 6-4 che te l'ho scritta. Ma Gianni è strepitoso, riesce a scrivere 5 cose insieme. Edoardo è uno di quelli, non so se ci avete amici all'ascolto, lui dice: ma se vedemo, aspetta, fammi vedere se ti posso. Ma Edoardo ci ha messo 8 anni a scrivere otto anni. Però ci ha fatto questo regalo, perché insomma Edoardo, magari chi all'ascolto non, perché poi ovviamente il teatro è sempre un po', no, una piccola nicchia, se non, sicuramente non in questo spazio che davvero è di eccellenza, ma Edoardo è l'autore ad esempio di Maratona di New York, che è un testo rappresentato in 28 paesi al mondo. Ogni tanto mi chiama e dice: Paolo, sto a Bombay, ti porto la maglietta, perché fanno Maratona di New York a Bombay, certo. Poi l'hanno fatta a Sydney, in Sudafrica, in Argentina, cioè veramente è un autore di fama internazionale, certo. Vincitore di tanti e tanti, quindi siamo veramente felicissimi che lui ci abbia scritto una cosa addosso. Il tema è molto delicato, perché si parla di malattia, si parla di come ci si riesce a complicare la vita inutilmente, e della fretta di una Roma sempre più caotica e frenetica, contrapposta invece alle placide acque del fiume Aniene, dove un uomo pesca le trote. Non so se a te succede, ma ogni volta che vedo uno pescare dice: ma questo come fa, sta tutte quelle ore là? E invece magari, come diceva sempre mia nonna, ma se la Torre di Pisa ci avesse ragione, magari invece c'è ragione proprio lui. Hai capito? Ascoltare i silenzi, i tempi, gli odori, i profumi, no? La vita forse ha un ritmo più sano del nostro, sicuramente. E racconta un po' questo, Trotter, racconta della possibilità di vivere meglio tutti noi, perché tanto a chiunque di noi capiterà, o personalmente, o interposta personale, i problemi arrivano, quelli veri, quelli importanti. Allora, quando non ci sono problemi, quando stiamo bene, goditi, ma quando c'hanno i figli che sono sani, che abbiamo una storia d'amore o il lavoro, ma di che stiamo a parlare? Ma godemosela vita, godemosela, e questo è il messaggio di Trote, proprio un inno alla vita. Poi c'è la storia che è divertente, c'è un uomo che prende le analisi, sono molto brutte, poi alla fine però scopre che non sono le sue, ma di un altro, e nel frattempo però ha confessato alla moglie cose inconfessabili. Vedi, il pretesto quando praticamente un equivoco ti sdogana e ti abbassa l'ipocrisia del quotidiano. Sì, sì. C'era quel film, adesso non mi ricordo, che l'aereo sta per precipitare. Ah, come no, Almost Famous, sì. Bellissimo. E uno dei passeggeri grida: io sono gay. Sì, poi sì. Invece sì, sì, l'aereo riprende, con la moglie vicino. Con la moglie vicino. Come no? Beh, ma come il grande John Landis nel finale di Blues Brothers, quando i due nazisti, che erano stati disegnati con ferocia per tutto il film, si librano nell'aria prima di schiantarsi con la macchina, uno si rivolge all'altro e gli ha fatto sempre amato. lo ricordate? È il clamore. Senti, quindi nasce tutto da una consegna di analisi a persona sbagliata e conseguentemente i comportamenti. Sì, io sono Luigi Marcucci, appunto il destinatario invece di queste analisi, che non sono molto felici, e da lì tra me e Martellucci Maurizio, che fa Paolo, inizia proprio un rapporto di confidenza. All'inizio io sono un po' riottoso, perché come tutti i pescatori vuol star per conto suo, sceglie di andare lì e starsene da solo. Invece arriva questo signore che vuole in tutti i modi avere un rapporto con me, e comincia a fare tutta una serie di domande, perché ovviamente ha capito che sono io il destinatario di quell'analisi, perché precedentemente aveva chiamato mia mamma. E allora mia mamma descrive: guardi che mio figlio lo può trovare, è bellissima sta cosa, è molto bella, perché non sono sicuro che sia ancora lui, capito? Però questo sfiorare diciamo la morte mi fa entrare in un trip morboso di andiamo a vedere che faccia c'è questo. È venerdì sera, sta analisi me ne tengo fino a lunedì, che faccio? Vado su Aniene, chiamo il numero di casa scritto sulle analisi
e dico: sai, signor, ma mi dica, guardi, se va lì forse lo trova. Io me lo vedo davanti, è lui, non è lui, ci sarà solo lui qua. E piano piano nasce, Nicola? E nasce questo rapporto proprio di lui mi fa tutta una serie di domande per sapere se quest'uomo che futuro ha, no? Se le aspettative purtroppo sono quelle che dicono le analisi, forse non è che ha molto davanti a sé, e allora vuol conoscere quest'uomo che è inconsapevole di quel, perché lui non è che ha fatto le analisi, però ancora non le ha lette lui, e quindi lui racconta tutti i suoi progetti, i suoi sogni, no? le aspettative di vita. Racconta che ha appunto un amore con una ragazza rumena 15 anni più giovane di lei, di lui, se la vuol sposare, le voglio dare il mio cognome, cioè tutta una serie di progetti. È bellissimo. È molto molto bello. Questo è un momento molto toccante quando Nicola dice proprio Gianina. Dice: gli voglio dar cognome mio. Io prendo la busta dall'analisi, come dire, ma che devo fare con questa analisi? Sto di spalle, lui non mi vede, lui dice: Marcucci, Gianina Marcucci. Io dico: cazzo, è lui. Mamma mia, cioè, detto così sembra che andiamo a fare psicodramma, in realtà si sorride dall'inizio alla fine, c'è una leggerezza nel tono. Sai perché mi piace molto questa scrittura? Perché potrebbe sembrare questo un tema abusato, nel senso, andiamo a fare le citazioni più conosciute, come si chiama l'attore formidabile, cioè, i due che insomma erano malati terminali, che poi antitetici socialmente, però si coniugano e fa, sì, il film è porca miseria, Jack Nicholson, ma è uno di colore? È lui di colore, Morgan Freeman, no, ecco. E quindi anche lì ci sono state altre cose. Invece questa è una chiave assolutamente originale. Questa mi affascina da morire, cioè il fatto che Paolo a un certo punto si fa parte in causa di questo dramma. E vuole andare a vedere la partita di poker, vuole andare a vedere il punto, sì, no? Sì, è bellissima. E da là cosa parte una spirale mia, che poi non diciamo altro. No, fondamentale. Il ruolo della moglie, certo. Elisabetta De Vito, che è con noi in Ben-Hur, bella sta attrice cosa strepitosa, e grande compagna. Elisabetta De Vito, allora, come nasce Elisabetta De Vito? Come entra nel vostro sodalizio? Perché ha già fatto Ben-Hur. Sì, noi per Ben-Hur abbiamo fatto dei provini. Cercavamo il ruolo di mia sorella e guarda caso Elisabetta è stata l'ultima che abbiamo visto, perché parlando con Roberto D'Alessandro, un collega, un amico, e gli ho detto: sai, stiamo cercando il ruolo femminile, e lui mi dice: guarda, dalla descrizione che mi fai potrebbe essere giusta Elisabetta De Vito. Dico: ma io non la conosco. Come no? Si è venuta a vedere la messa in scena che ho fatto sulla Callas, dove lei faceva il ruolo appunto della serva, della governante, della governante, sì, della Callas. E sono andato, però, e poi non ci ho più pensato, purtroppo lavorando a teatro ne vediamo tanti di spettacoli, certo. Tante volte anche gli stessi registi che dice: ma guarda te, Nicola Pistoia, Paolo Tristino, potrebbe essere giusto, no? Perché siamo talmente tanti e tante volte l'ho chiamata, è venuta per ultimo, ci è piaciuta, gli ho detto: guarda, vieni un po' dimessa perché deve essere una sorella dimessa che vive dentro casa, abbiamo dei problemi, sono un po' degli sfigati per tutta una serie di problemi loro privati, personali, ed è venuta, è stata anche a Paolo è piaciuta tanto, e da lì è nato questo sodalizio e l'abbiamo appunto l'avete richiamata. Quanto vi chiedo, Paolo, perché questo poi incuriosisce molto chi naturalmente vorrebbe vedere dietro le quinte i rapporti fra gli attori, quanto conta il rapporto umano che si instaura poi all'interno di un sodalizio come il vostro, a prescindere dalla cifra di bravura di un attore, quanto conta per consolidarlo? Guarda, io credo che il segreto del nostro piccolo successo, come segreto ma come segreto del piccolo grande successo che ebbero Nicola e Pino, perché insomma, io ci scherzo sopra, ma quegli anni quando facevano Uomini targati Eva c'erano i teatri strapieni, io ridevo come un matto, hanno fatto delle cose strepitose, però probabilmente se non ci fosse stata una
un'amicizia sotto, non avrebbero resistito tutti quegli anni, perché noi attori, come ben sai, siamo persone difficili, siamo, guarda il gruppo di Salemme, c'era Salemme, Casagrande, Paone e Bucci Rosso, sono tutti divisi dopo poco tempo, perché poi alla fine è difficile tenere insieme personalità così forti. Nicola ed io, diciamo, ci vogliamo bene. Ci fidiamo, per me lui è un amico, tra i miei più due o tre amici. Di quelli, ma quelli questa volta della vita, non basta, Paolo, ma però serve, perché tu lo serve sai. Perché l'amicizia serve tanto, il volersi bene certo. E la reciproca fiducia. E il fatto comunque, secondo me è una cosa che ci diciamo sempre, di scegliersi. Noi non siamo obbligati a lavorare insieme. Io faccio altre cose, lui fa altre cose. Ogni anno gli diciamo, se ce va lo facciamo, non dobbiamo viverla come una costrizione. Allora, questa possibilità di sapere, no, è come in un rapporto di coppia, sapere, io se voglio... so che posso allontanarmi, così Nicola, quindi questo sceglierci ogni volta secondo me dà forza al sodalizio, e tutto questo poi va a finire in scena perché davvero c'è un lavoro di squadra. Ora, se Nicola prende un applauso, ma io sono strafelice, ci stanno attori, senza far nomi, Gigi Proietti, e questo me lo dicono tutti quelli che hanno lavorato con lui, che se te becchi una risata stai tranquillo che il giorno dopo, ma qua la battuta è meglio che la tagli, almeno